Ciao ragazze, saluto, saluto, uno, due, e via, sei, uno, due, e via, uno, due, e via. Questi sono ragazzi che hanno deciso di lottare, hanno deciso di uscire dai loro incubi, da quelli che presumevano fosse la loro via di salvezza, invece è diventata veramente una via senza più uscite e senza più limiti. Curarsi con lo sport, inseguendo un pallone, guidati da un grande del nostro calcio, a rivolta da si può, battere una dipendenza, superare un passato doloroso, anche grazie a una sfera di cuoio. Reparto di alcolologia, unità operativa, dell'ospedale maggiore di Crema, dove il calcio è solo una delle tante terapie per sconfiggere droga o alcol. Ci siamo accorti quanto proprio queste sostanze riempissero dei vuoti importanti della loro vita. Quello che noi cerchiamo di dare a questo vuoto, ecco, qualche cosa di diverso da altri servizi. Non riempiamo con dei farmaci sostitutivi o con cose similari, ma cerchiamo di riempirli con qualche cosa che valga la pena di essere speso. Con altre parole, cerchiamo di mettere al posto della sostanza il piacere di stare con le persone. La nostra equipe è certamente formata da operatori che ritroviamo nei vari servizi, psicologi, infermieri, medici, assolutamente necessari, ma nella nostra equipe con la stessa validità c'è un operatore teatrale, c'è un allenatore di pallone, ci sono volontari, ci sono persone che possano far apparire in questo mese qui da noi una vita diversa, un modello, possono far vedere un modello di vita certamente più accattivante. Un ritorno alla vita che all'ospedale di Rivolta d'Adda viene scandito dalle tante attività per i pazienti. Mansioni ordinarie come il riassetto della camera, la pulizia del vestiario, la preparazione del cibo, che si alternano a momenti conviviali come la visione di un film o la discussione del programma settimanale. Il tutto intervallato da uscite guidate da un operatore per ritrovare le piccole abitudini perse durante il cammino. Andare al bar è il piacere di stare insieme anche in un luogo comunque dove è presente alcol e riuscire a trovare delle consumazioni alternative e delle motivazioni comunque per stare bene tutti insieme. Vai a cercare quello dell'alta linea. Buono. Allunga. Vieni. Vieni. Coppie. 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 Due. Due. Giù. Eccoci qua. Giù. Bene, senza piegare le ginocchia. Tieni, tieni, fuori. Ragazzi, eccolo. Della squadra di Mondonico fa parte anche Ivan, che dopo essere passato per il reparto di alcolologia di Rivolta d'Adda, ora vive con alcuni amici in un appartamento a pochi metri dall'ospedale. Qui sono le foto dell'ultima partita di calcio che abbiamo fatto in trasferta in Valtellina ad Andalo. Questa è la squadra al completo col mister Mondonico. Qui abbiamo perso i rigori, prendendo oltretutto un palo contro l'Andalo, la squadra valtellinese.
delle scuole medie, ho iniziato per gioco a bere con i ragazzi di scuola, poi si andava all'oratorio, davanti all'oratorio, si faceva magari il sabato sera, si bevicchiava. Prima era saltuariamente, poi la cosa mi è iniziata a piacere, quindi poi ho iniziato a bere molto più spesso, 2-3 volte a settimana, fino a che sono arrivato a bere tutti i giorni e fino a che sono arrivato a che se non bevevo stavo male. Questo centro mi ha riportato coi piedi per terra, alla realtà che vabbè, una vita sregolata così e comunque accomunata all'uso e all'abuso di sostanze e cocaina non è una vita sana sicuramente. E poi non porta a niente, perché comunque se una persona vuole qualcosa dalla vita, vuole ottenere qualcosa, vuole arrivare a un traguardo, ha degli obiettivi, non può sicuramente fare la vita che facevo io prima, perché non si arriva da nessuna parte, si rimane sempre lì e ci si fa sempre più del male. Giallo, arancio, giallo, arancio, pronti? Guarda. La gioia di un gruppo, il giocare, incontrare altre persone, sfidarsi ma nello stesso tempo conoscersi, perché comunque poi dopo la sfida ci si abbraccia, si va a mangiare insieme, sono cose proprio cose di vita quotidiana che prima però erano state abbandonate, almeno da parte mia ma da parte di molte delle persone che passano dal reparto. E da quant'è adesso che sei uscito completamente dall'alcol? Dal 27 novembre 2005, assolutamente niente. E come ti senti? Sento bene, molto bene. Non bevevo neanche quando sono arrivato qui. Ho iniziato come, diciamo, come un tipico bevitore sociale che beve nelle riunioni, quando va alla festa lì, ti prende un bicchierino di birra, sei a posto. Io sì, ho iniziato così, e poi ho visto, a me piaceva la birra. Mi piace tuttora, penso, lo saprei. Mi piaceva, io bevo prima per piacere, no? Per piacere. Poi va bene le feste così, solo che piano piano era diventato un vizio. Ho detto no, io se continuo così, io sono venuto qua con dei progetti, dei sogni da compiere. Se continuo così, così non li realizzerò mai. No? Io quando gioco a calcio sono deciso, cioè coraggioso, non ho paura dell'avversario, diciamo. Affronto, mi gioco la partita, anche se so che l'avversario è più forte di me, però io comunque ci gioco. Poi se devo perdere, vabbè, si getta la sconfitta. Lo stesso che sto tentando di fare nella mia vita. Cioè... Mi ero scherzato. No, non so. Venerdì, la giornata che all'ospedale di Rivolta d'Adda è dedicata al calcio, una lunga vigilia vissuta nell'impazienza di mettere di nuovo scarpette e pantaloncini. Oggi è la giornata forse più bella se ci sono gli allenamenti di calcetto. Certo, insomma. Certo, solo sto pensando a quello, che voglio andare a giocare. Stando, come il caldo che scioglie l'inverno, quel che resta del giorno. Oh, mi raccomando, oggi leggeri che si gioca a calcetto e dobbiamo dare dentro, che sennò il mister... Io dico, chiedo ai miei colleghi, ma perché non pensate di essere molto più validi se vi spendete come persone piuttosto che spendervi come, semplicemente come somministratori di farmaci? Ecco, dico ai miei colleghi, ma perché non pensate che magari con qualche fatica in più voi potreste essere molto ma molto ma molto più efficaci? Le sento anche come mie vittorie, quando vedo uno o sei mesi senza toccare una goccia d'alcol, un anno e mezzo, 2 anni, 3 anni, adesso addirittura c'è gente che è da 6 anni, quando ho incominciato io, che non tocca una goccia d'alcol. Queste sono le vittorie vere.
How we like to sing along. Non ho mai giocato, solo con i bambini e con i miei figli, ma non ho mai giocato con loro, infatti non volevo giocare, forse, bello, bello, mi è piaciuto. Alleluia, dai, muore! Venerdì prossimo avete perso? Certo, rivincita, per forza. Prossimo, facciamo la rivincita, speriamo che vada meglio. Comunque mister ci ha fatto scaldare tanto, quindi abbiamo perso. Ma gli amici che vogliono recuperare. Ma che ti hai fatto male? Sei stati grandi, tu mi hai marcato, non mi hai fatto toccare una palla. Ti mollavo. Yes, the universe.